Ciao, sono Valentina e insieme alla nostra famiglia, la famiglia Vaia, gestiamo il rifugio Boè da ormai 33 anni. Siamo saliti nel 90 per scelta dei miei genitori e adesso con passione continuiamo ad andare avanti. E quello che proviamo a stare quassù è come vivere a casa nostra e comunque siamo spinti da una gran passione per andare avanti e continuare in questa grande esperienza. La gestione del rifugio è comunque complessa, soprattutto dai punti di vista dell'approvvigionamento, in particolare per quanto riguarda l'acqua. Quest'anno abbiamo avuto qualche problema, l'acqua è sempre di meno e probabilmente sarà sempre di meno, quindi sarà sempre più difficile da gestire come situazione e sarà sempre soprattutto più importante far capire ai nostri ospiti e ai frequentatori della montagna qual è l'importanza dell'acqua a queste quote. I nostri ospiti vengono a pranzo per lo più dalla funivia, quindi un sentiero di facile accesso con una camminata di circa un'ora, e sono ospiti che generalmente si avvicinano alla montagna, non sono conoscitori profondi ma sono frequentatori occasionali, quindi magari hanno più una necessità di spiegare effettivamente nell'ambiente l'ambiente in cui ci troviamo e anche le difficoltà che affrontiamo quassù. Mentre magari gli ospiti frequentatori del nostro rifugio la sera sono comunque persone che effettuano dei trekking o che hanno un'esperienza diversa, quindi riescono a capire un po' di più quelle che sono le problematiche di una gestione di un rifugio ad alta quota. E la vita in rifugio è comunque diversa, nel senso che stiamo non solo noi come famiglia, ma anche con i ragazzi che ci aiutano a stretto contatto 24 ore al giorno e per 3 mesi, quindi viviamo veramente come se fossimo una grande famiglia allargata in tutta l'estate. Chiaramente questo può portare ad alcune difficoltà, ma siamo veramente contenti che i ragazzi tornino, che abbiano un grande entusiasmo e che si trovino sempre bene a stare qua con noi. La maggior parte dei ragazzi sono studenti, mentre chiaramente chi è in cucina sono professionisti. Da quando abbiamo la struttura nuova abbiamo tanti ragazzi che tornano. Sicuramente stare nel rifugio nuovo è diverso, prima di tutto per noi e poi anche per i ragazzi che sono qua con noi. La vita è molto più semplice, nel senso che abbiamo di più spazi, è anche più facile la convivenza. Prima risultava abbastanza difficile stare insieme, condividere una doccia, un bagno in 12 era difficile. Adesso, nonostante viviamo sempre qui, sempre tutti insieme, comunque gli spazi sono diversi e vedo che anche per i ragazzi è molto più semplice. No, chiaramente l'inverno abbiamo sia io che mia sorella, che siamo sempre qui, altri lavori. Io faccio la maestra di sci, lei fa soccorso sulle piste al Corrodella e non si può abbandonare comunque la gestione di un rifugio così, nel senso che anche d'inverno bisogna venire a controllare che sia tutto a posto, che non ci siano problematiche, che non abbiano provato a entrare nel rifugio, eccetera. E chiaramente si inizia con le prenotazioni per l'anno successivo, con l'organizzazione di eventuali cambi nel personale, eccetera. Dai frequentatori mi aspetto sempre di più che si rendano conto di cosa vuol dire essere in montagna, di cosa vuol dire poter avere la fortuna di trovare un rifugio qui, in un posto sperduto, e soprattutto di rendersi conto che questo è un rifugio. Questo è molto importante da sottolineare, perché a volte la gente vede un rifugio nuovo, bello, bellissimo, perché non c'è niente da dire, e si aspetta un qualcosa di più, forse quasi troppo. Si aspettano quasi di trovare un albergo e questo secondo me non dovrà mai succedere. È la gente che deve capire che la montagna è montagna, non siamo in valle, e questo deve rimanere un rifugio come credo tutti gli altri debbano essere belli, confortevoli, accoglienti, però pur sempre rifugi.